Sì, buon pomeriggio Carmine, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Noi siamo all'esterno dell'EKK Hotel, alle mie spalle il pullman della Pescara che tra pochissimo partirà. Destinazione Pontedera, domani alle 17.30 il match contro il Montevarchi. E poco fa c'è stata la classica conferenza stampa del tecnico Gaetano Auteri che ha dato qualche indicazione per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo domani, a cominciare dal problema che ha accusato giovedì alla caviglia Luca Clemente. E poi Auteri ha detto che potrebbe esserci qualche cambio nel reparto arretrato. Ascoltiamo proprio il tecnico biancazzurro. C'è un piccolo dubbio su Clemenza che giovedì in allenamento ha preso una botta alla caviglia e che oggi ha fatto un po' di lavoro differenziato. Tutto qua. E adesso stanno bene comunque. Un giocatore come Rizzo a centrocampo, per caratteristiche, centrocampo a due intendo, si sposerebbe meglio con Ledian o con Pompetti come caratteristiche? Sono giocatori che vanno bene con chiunque, perché sono giocatori complementari, poi a due, io non accetto tanto questi discorsi perché due, si difende in dieci, più il portiere e si attacca con i giusti equilibri. Con tutti i giocatori che possono e devono accompagnare l'azione d'attacco. Sono giocatori che possono giocare con chiunque. È chiaro che hanno delle caratteristiche differenti, perché Memuscià ne ha di un tipo, sicuramente non è un giocatore che eccelle nell'interdizione Memuscià, però le sue qualità migliori sono negli inserimenti, nella gestione della palla e nella personalità. Rizzo è un giocatore che ha uno spessore fisico diverso e quindi hanno caratteristiche diverse. È compito dell'allenatore scegliere, ma anche per le tre partite una settimana, quelli che sono più pronti, più adatti al tipo di partita che dovremo affrontare. Tutto qua, poi l'importante è averli. E a fianco a Drudi, per caratteristiche, lei Ingrosso e Lanes li vede uno centrodestra, uno centrosinistra, possono giocare indifferentemente in entrambi le posizioni dei braccetti, e se visto la Coppa Italia da oggi Cancellotti va in ballottaggio con Zappella sulla fascia. Mi fa sorridere lei perché la prende lunga, però è acuto che fa delle domande. No, sto scherzando chiaramente, faccio simpaticamente, che girano un po' alla larga perché poi vorrebbe capire chi gioca. E io le rispondo così, che Ingrosso può giocare in mezzo a destra e a sinistra, ma pure il Lanes. Drudi, lo sapete tutti, è un giocatore che, a parte gli scherzi, che può giocare, per come giochiamo noi, anche in tutte e tre i ruoli. Adesso sta giocando in mezzo, ma domani è una partita particolare, la voglio in qualche modo aiutare, una partita particolare su un campo stretto, è la seconda partita, è la terza partita in sette giorni, qualche cambiamento ci sarà, perché nel frattempo alcuni giocatori sono cresciuti dal punto di vista fisico, sono rientrati come Lanes e Ingrosso, quindi potrebbe esserci una qualcosa del genere. Domani è una partita importante perché affrontiamo un avversario che ho visto e che ha qualità, che ha organizzazione di gioco, lo ha anche dimostrato in questo inizio di stagione, che gioca un calcio fatto di intensità e di aggressività, squadra che accetta il confronto, mi hanno fatto un'ottima impressione, quindi noi prima di tutto dovremo riequilibrare i ritmi gara e rispondere colpo su colpo dal punto di vista dell'intensità, dell'agonismo. Sono sicuro che sarà un bel confronto, ma noi siamo pronti. Queste dunque, Carmine, le parole del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri. Se non ci sono domande io ti restituisco la linea, ricordando l'appuntamento di questa sera alle 20.05 su Rete 8 Sport con Anteprima Pescara. Parleranno in esclusiva su Rete 8 Sport i difensori Drudi e Ingrosso. È tutto, ti restituisco la linea a te.